bentornato al mio canale, il Barbecue Antoniello. Oggi abbiamo un ingrediente segreto. Oggi cuciniamo e parliamo di tecnica. Quindi, io ho fatto uno scherzo. In realtà oggi vi presento i miei 7 bambini e vi dico come utilizzarli e a cosa servono. Andiamo! Questi sono i miei 7 bambini. Ognuno ha una funzione ben definita. Iniziamo dai piccolini, dai portatili. Quegli due lì sono quelli speciali, li lasciamo per ultimi. Iniziamo dal primo. Vieni un po' vicino. È un barbecue. Questo qua è un barbecue da 37 cm di diametro. È un barbecue che va a carbone. Quindi andiamo a fare la griglia. Sotto abbiamo il carbone, qui di fianco abbiamo le prese d'aria di qua e di là per regolare la temperatura della parte del fuoco. È un barbecue portatile, è un kettle, è sferico. È stato il mio primo barbecue kettle, quindi gli voglio bene. È comodo, però ha un problema. Uno, le dimensioni, quindi è veramente un barbecue portatile per fare un barbecue in giro. E due, che essendo rotondo, quando lo metti in auto, tra il fatto che è rotondo e i piedini, porta via veramente tanto spazio. Allora ho deciso di comprare il fratello squadrato. Il fratello squadrato però è stato preso ed è a gas. Differenza: abbiamo una piastra che rende omogeneo il calore, sotto c'è il bruciatore da dove appunto parte il calore. Non abbiamo nessuna presa d'aria da regolare. Quando tu vuoi cucinare, c'è la tua pomello e regoli. Qua ci colleghi la tua bombola di gas, che ti faccio vedere, che è questa qua, che ho appoggiato qua. Quindi bombola di gas, lavori e niente, il gioco è fatto. Molto più quadrato, quando lo chiudi i piedini diventa più piccolino e ci sta comodamente in auto. Abbiamo un altro amico, sempre a gas, sempre che va con la stessa bombola, che va collegata qua. Questo qua è un barbecue nuovo di zecca, non l'ho mai ancora utilizzato, è stato acquistato, secondo me è anche un ottimo prodotto se tu vuoi cucinare sul balcone di casa, magari se i tuoi vicini non ti danno fastidio per gli odori e i fumi che tu vai a produrre. La sua piastra in ghisa, in due pezzi, il suo bruciatore sempre sotto del gas, tu vedi qua. Il barbecue a gas a me sta un po' antipatico, perché praticamente ha un problema della pulizia. La pulizia successiva è un disastro, devi smontare tutto, pulirlo, sgrassarlo, quello a carbone ti perdona un po' di più. Se hai notato, c'è anche una moca con le sue bombolette del gas, col fornellino portatile. Ma perché l'ho messa qua? Non ti spiego come si fa il caffè. Perché è furbo? Quando vado in giro e voglio bermi un caffè, uso il mio fornellino che ha le stesse bombole compatibili con i due barbecue a gas. Così se per sbaglio ti finisce la bombola del gas mentre stai cucinando la tua pietanza, con questo qua dai una mano e puoi terminare e puoi cucinare, se no i tuoi commensali ti ammazzeranno. Ti faccio anche notare che per i portatili, che sono i piccolini, quindi i due, quelli lì, quello a gas scuro, nero, quindi squadrato, e quello verde rotondo, abbiamo le sue belle pinze per i portatili, quelle più piccole. Invece, per il fisso, che è quello che usiamo sempre per fare i nostri video, abbiamo delle altre attrezzi, più lunghi rispetto a questo qua, che sono madre e figlio. Adesso andiamo a vedere bene anche come funziona questo qua e ti spiego anche un po' come fare la regolazione del setup. Fa 30 secondi. Eccoci qua. Abbiamo detto, questo barbecue ha un diametro di 57, quello di prima era 37, questo è 57. Bello grosso, facciamo tutto quello che vogliamo qua dentro. Barbecue a carbone, questa qua è una griglia in acciaio inox, che togliamo e ti faccio vedere. Prima di tutto, quest'elica che gira è la regolazione dell'aria comburente, quindi l'aria che ti fa aumentare o diminuire
il calore all'interno del fornello. Qua sopra c'è la regolazione dell'aria per il calore della zona cottura. Personalmente io lascio sempre aperta l'aria sotto in tutti i miei barbecue, a meno che non sia una giornata veramente ventosa. Se c'è tanto vento chiudi un po', se no viene troppo calore dal fondo, e regolo la temperatura interna con l'apertura chiusa di queste bocchette. In questo caso abbiamo anche il termometro, quindi diventa facile. Se non c'è il termometro devi un po' raggiante e fare un pochino ad esperienza, a naso. Come ultimo bambino, e intanto risistemo la mia griglia, abbiamo un affumicatore. In questo caso è un affumicatore che ha un diametro 47, quindi se ti ricordi quello verde era 37, questo nero è 57, l'affumicatore è 47. Dopo mettiamo i tre coperchi per terra così vedi le varie differenze. 37, 47, 57. La Weber aveva fatto anche il 67, ma adesso non è più a listino. Quindi queste sono le tre misure dove puoi trovare l'affumicatore in tre misure e il barbecue in tre misure. Devi scegliere. Sul 57 ci sono tantissime optional anche di altre aziende, quindi personalmente per casa io farei un 57, poi vedi tu. Finiamo di parlare del nostro affumicatore, che è la parte meno divertente del barbecue. Perché? Vieni a vedere. Funziona così: abbiamo due livelli, guarda dentro, una griglia, un'altra griglia, il pan dove ci va dentro l'acqua per stabilizzare la cottura, sotto il pan mettiamo la carbonella col carbone per la cottura. L'affumicatore ha una cottura minima di 4 ore perché vai a bassa temperatura, 110-120 gradi, costante, quindi il cibo sarà molto gustoso, molto saporito, sarà affumicato perché devi affumicarlo con delle essenze a tua scelta, però non c'è la parte di amicizia, non puoi berti una birra e parlare con gli amici. Questo affare lo chiudi, lo lasci andare, lui cucina, dopo un tot di ore con le tue sonde verifichi se dentro la temperatura al cuore della tua pietanza è stata raggiunta, quando sei a posto apri e mangi. Ogni volta che lo apri perdi dai 45 minuti all'ora di cottura, vuol dire che se tu lo apri dovrai cucinare un'ora in più. È una follia, però questo qua è un po' quasi verso l'ultimo stadio della follia di quelli che cucinano al barbecue. Questi che ti ho fatto vedere sono i barbecue normali. Adesso andiamo a vedere i due speciali, quelli che sono un pochino più strani che ho, e ti spiego anche cosa li usiamo. Ecco qua gli speciali. Sono speciali innanzitutto per il colore. Questi due sono in acciaio inox. Questo è un barbecue da barca. Ce l'avevo sulla barca, al coperchio legato perché almeno non ti cade in acqua. È una griglia di circa 35 cm, ci va sotto la carbonella, è tutto legato con le viti, non può regolare l'aria sotto perché è pericolosissimo far andare in giro il carbone incandescente sulla barca. Puoi solamente regolare l'aria sopra da questi passaggi d'aria. Come vedi non hai piedi, ma questa staffa che serve per attaccarlo al candeliere. Il candeliere sono sulla barca quelle tubi di acciaio con poi hanno il cavo metallico che sono tutto intorno alla barca, appunto per evitare che la gente caschi in acqua. Lo attacchi al candeliere, lo metti fuori, diciamo che è a sbalzo sull'acqua, e poi cucinarti. È piccolino, in barca non si fanno questi grandi barbecue, però se ti volevi fare qualche spiedino, qualche salamella, potevi farlo di contorno alla solita insalatina, cracker e acqua gassata. Dopo aver visto come funziona il barbecue da barca, che ovviamente è un acciaio inox perché sennò tutto arrugginisce, guardiamo quest'ultimo barbecue. Quest'ultimo barbecue è un barbecue per gli arrosticini. Questo qua anche come opzione le griglie, così almeno se vuoi puoi cucinare i tuoi arrosticini e magari fatti qualcos'altro velocemente, come una salamella, una salsiccia, quello che vuoi. In gergo si chiama la canala, perché vedi che è stretto proprio della larghezza degli arrosticini. Questo qua è un bel prodotto perché è un acciaio inox,
L'ho preso in acciaio inox perché sugli arrosticini, quando sei quasi in cottura terminata, devi mettere il sale, sale grosso. E se tu metti il sale su un barbecue di ferro, dopo qualche utilizzo si marcirà. Quindi, meglio in acciaio inox, che è anche più bello. Tra le altre cose, questo qua c'è anche le gambe che si smontano, quindi può essere quasi un portatile. E con queste due opzioni ti fai qualcos'altro. Io lo uso anche per fare il pesce ogni tanto, perché è molto più piccolino, usi meno carbone, è molto più rapido per scaldare. Spero di esserti stato d'aiuto, di averti fatto vedere questa carrellata. Personalmente preferisco 100 volte il barbecue a carbone. Non ho nessun barbecue elettrico per ora, ma prima o poi arriverà anche quello, perché dobbiamo testare, provare, capire. È bello il mondo del barbecue. Comunque, se ti è piaciuto questo video, ti sono piaciuti gli altri, per favore metti un like, condividi con gli amici e iscriviti al mio canale. Ciao ciao!